arrivando il treno, sta arrivando il treno, inquadra il treno. Buenas dias, 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 dias! Sono le 7 del mattino, siamo seduti per terra a Milano Centrale. Franci è già in ansia. Sono in sbattimento, il treno è già in ritardo e già non mi fa arrivare in aeroporto senza il dovuto anticipo. E a tutto ciò si somma l'aggravante che all'ultimo momento devo andare in bagno. Rieccomi. Recensione del bagno di Milano Centrale. Andarci costa un euro, ma vale molto meno. Saliti. Scale mobili. Dobbiamo prendere 4 aerei per arrivare a destinazione. Mi va! Arriviamo in autunno, secondo me. Milano-Varsavia. È pieno di aglio. Sì, c'è un badile d'aglio. Qui avrei voluto dirvi Varsavia-Delhi, ma... L'aereo per Delhi è in ritardo di un'ora e qualcosa. Sta di fatto che la finestra di tempo per riuscire a prendere la coincidenza con Bangkok praticamente nulla. Non si comprano mai biglietti separati. Non fate come Giano e Franci. Varsavia-Delhi. A questo giro sono meno saltellante. Siamo finalmente atterrati a Nuova Delhi, vediamo se riusciamo nel miracolo di prendere l'aereo per Bangkok adesso. Non si capisce niente di quello che dicono. No, prendiamo la scala. Scala mobili, sorry, thank you. Dai che ce la facciamo, sorry, excuse me, thank you. Ce la fanno, ce la fanno. Non ce la fanno, non ce la fanno. Siamo arrivati al gate, mezzo deserto, al che ci siamo detti, minchia, hanno già chiuso il boarding. No, devono ancora abbordare. Che belle le vacanze. Rilassanti. E finalmente Delhi Bangkok. In attesa di prendere il quarto aereo, facciamo un bel ripasso delle principali parole vietnamite, vietnamesi. Franci, partiamo dall'italiano. 100 vocaboli di base vietnamita e italiano. Grazie si dice come on ban. Come on ban, tu pensa all'inglese. Ciao si dice bye bye. E quindi ciao per salutarsi o ciao quando si vede no, per la prima volta? E qua mi dice ciao bye bye. Non è bye bye. Xin chào. Xin chào. E finalmente Bangkok a noi. Sì. Non perderti pezzi per strada perché ci manca solo questo. E dopo circa 40 ore... Ah, pensavo 40 voli, più o meno. Ci piace sudarcele le vacanze, ok? Siamo riusciti a non perdere neanche un aereo. È già tanta roba. Siamo da noi. Cioè, siamo da noi. Siamo da noi, da noi. Ok. Poi Franci, nella fattispecie, vuole che si inquadrino sempre queste cose qua degli aeroporti. Lui dice welcome to Vietnam con il muro, con il dipinto. Vogliamo condividere il pin con la nostra community? Ma sì, io condivido tutto con la mia community. Ta 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 ta, next. Io farei una milionata. Molto semplice, ragazzi. Avevamo trovato una soluzione che in teoria dovrebbe costare 40.000 baht a testa, che sarebbero? Allora, innanzitutto i baht sono in un altro paese, ah, Franci. Regola numero uno all'aeroporto di Hanoi, occhio agli scam, perché qui è un attimo, soprattutto se ci avete scritto in faccia turisti e siete appena arrivati. Abbiamo preferito evitare i taxi. Volevamo prendere uno shuttle bus, ma ci chiedeva 4 volte la cifra che avremmo dovuto pagare perché mi ero informato preventivamente. Alla fine, la soluzione migliore qual è? Il pullman pubblico, l'86, che costa più o meno $1.50 per portarvi fino in centro. Ci siamo? Umidità un milione, Giano. Mi piace da morire. Credo che sia la nazione con più motorini pro capite. Siamo arrivati? Sì! Benvenuti nel nostro dormitorio. Parlo piano perché c'è già gente che dorme. Sì, anche senza che lo inquadri. A da noi beviamo la birra a noi. Che non possiamo neanche fare cin perché Franci una intera non se la beve. Cin. Fallo col tavolo a fianco. A domattina, raga. Amici, benvenuti in Vietnam. Inizia la nostra prima giornata ufficiale in quel di Vietnam. Ti sei già dimenticato che città siamo. Allora, obiettivo numero uno, non farsi mettere sotto dai motorini. Raga, andiamo a prenderci caffettino con un ovetto. Abbiamo beccato anche la seduta con vista. È arrivato il coffee egg o egg coffee, che se non erro è una cosa tipica del Vietnam. Una sorta di zabaglione. Sì, è una sorta di zabaglione. Te lo fanno sia caldo che freddo. Chiaramente noi pronti via, la prima regola da non fare in Asia è bere il ghiaccio locale. E forse anche farsi un ovetto non è la scelta migliore. Ma questo ve lo diremo nelle prossime ore. Coffee egg, buono, rinfrescante, fa il suo.
Franci? Ambiente piacevole. Ambiente piacevole, no inquinamento acustico. Cosa volete di più dalla vita, ragazzi? Ok, certo che vloggare qua è veramente la cosa più pericolosa che uno potrebbe fare. Comunque, abbiamo pagato 70.000 dong, che sono più o meno 3 euro. Torniamo un attimo. Ecco, no, attraversare la strada mentre vloggo, anche no, magari. Ma sì, attraversiamola mentre vloggo. Torniamo un attimo all'ostello per decidere il da farsi delle prossime giornate. Stiamo andando a cercare il miglior prezzo per il bus notturno che ci porterà a Sciapa. Per poi alla fine risparmiare 1 euro, 2 euro. Ma è una questione di principio. Una volta io avevo un cedro di nome Moreno. Ed era fatto così? Ed era fatto così. Poi l'ho fatto morire. Fortunatamente siamo riusciti a lasciare i bagagli qui. Abbiamo un contributo del fantastico deposito bagagli. Qui hanno anche il deposito bagagli, quindi adesso Franci, in maniera super super comoda, lascia i nostri bagagli in una stanza dove, come potete vedere, non ce ne sono. Ok, adesso esci in maniera agevole. How much for the SIM card? Number one in Vietnam. Ok, how much? 300 discount 250. 250, ok. How many giga? One day, 4G. One day, 4G. Facciamo la SIM, raga, dalla signora vietnamita. One day, 4G. Generalmente non la facciamo mai, però secondo me in questo caso ci stava, perché facciamo molta fatica con i nomi dei posti. Secondo me è meglio avere la SIM qua per girare. Abbiamo speso 250 per una SIM che dura un mese da 4 giga al giorno. Mi sembra onesto. Stasera prendiamo il night bus che ci porta da Hanoi a Sapa. Siamo su una viuzza dove sembra incredibile, ma passa un treno attaccato alle case. Ora si tratta di capire a che ora passa il treno. Xin chào. Dalla sciura che ci fa vedere il treno, lei ti dice: tu ti metti qua e io mi metto qua, così siamo vicini al ventilatore. Ah, okay, adesso okay, parlo okay. Anche vietnamita ormai. Via Saigon. Lì. Okay. La signora ti fa i suggerimenti sulle inquadrature. È un po' pazzo. Ragazzi, rischiamo di perdere la GoPro sotto un treno. Perché giustamente la signora è tattica, perché vede passare il treno mille volte al giorno. Mi ha piazzato un Gorilla Pod molto artigianale, perché in pratica arriva il treno e molto probabilmente la camera verrà spazzata via non dal treno, che è più alto, almeno questo è quello che mi auguro, ma dall'aria. Una Bia Saigon per me e una Bia Hanoi per Franci. Solo birre locali. La signora ci ha gentilmente omaggiato di un frutto che penso sia una mela. Assomiglia a una mela, adesso assaggiamo e vediamo. No, non è una mela. La consistenza sotto i denti è quella di una mela. Però questi semini centrali, che non sono di mela, il sapore non è di mela. Buono. Sta arrivando il treno, inquadra il treno. Praticamente entriamo in casa, perché altrimenti veniamo travolti. Io posso dire addio alla mia GoPro. È sempre il treno. Sì, ragazzi, sono venuto fino a qua solo per fare questa battuta. Ormai mi conoscete. La GoPro c'è ancora. Se passate da noi, un saltino qui a vedere il treno che passa, secondo me ci sta. Vi fermate dalla signora, vi prendete una birra, vi offre anche un po' di mela, non mela. Volevo dire che fa paurissima, perché il treno ti passa veramente a tanto così dalla faccia. Fate comunque attenzione, non vi mettete a fare i selfie mentre avete il treno dietro la schiena. Ma la nostra community è gente sveglia. Le ultime parole famose. Pranzo, anche perché non abbiamo ancora mangiato, oggi sono praticamente le 3. Andiamo dall'ottimo Huang Lien Bun Cha, che è un posto dove tra l'altro hanno mangiato Anthony Bourdain e Obama. Stavo dicendo Osama. Raga, allora abbiamo ordinato, vedete che c'è anche la foto di Obama qua? Abbiamo ordinato il Bun Cha, che mi sono informato preventivamente dovrebbe essere, vabbè che c'è scritto, però comunque è un piatto tipico vietnamita, maiale brasato, grigliato e vermicelli noodles, quindi noodles tipo vermicelli noodles. E Franci ha preso? Fried crab roll. Tutto qua, forse perché costava 7000 dong, mi dovevo aspettare. 7000 dollari? Magari faccio il bis. Il mio invece promette bene. Siamo stati fortunati perché sta entrando il mondo universo. I noodles
adesso sono già arrivati. Una regola importante quando uno va in vacanza è: non mangiate l'insalata, perché non sapete com'è stata lavata. Prima regola, si assaggia il brodo. Tra l'altro è un brodo senza grasso, è dolce, sapido, perché anche in Vietnam cucinano sapido, e ha un retrogusto di pesce, quindi sì, ci sta assolutamente. Prendiamo un pezzettino di maiale. È molto buono. Allora, il maiale è bello grassottello. Strano, perché di solito il maiale è bello magro. Che gusto buonissimo che hanno queste verdure. Vediamo com'è il maiale cucinato in Vietnam. Raga, super saporito. Molto molto buono. Vermicelli noodles. No, ma sto piatto è buonissimo. Vi dico la verità, ho visto tanti video del cibo tipico vietnamita per poi capire cosa fare, cosa mangiare. Quando avevo visto queste zuppe mi ero detto: ma sì, boh, zuppe, questa è strepitosa. La carne è molto buona ed è il brodo che fa la differenza, è super saporito. Dentro c'è tipo lemongrass, ginger. Ci sono un sacco di sapori asiatici che mi mandano fuori di testa. Buono, ma la tua zuppa vince 1 milione a 0. E aggiungiamo un po' di peperoncino, lo metto così, non stiamo a fare i raffinati. Una delle noodle soup più buone che io abbia mai mangiato. Come dite, alla vista non si direbbe? Sono d'accordo con voi, perché prima di mangiarla pensavo esattamente la stessa cosa. Andiamo a mangiare da qualche altra parte, qualcos'altro? Parola di Barack Obama. Molto buono, ragazzi, ma ho ancora un po' di languorino. Abbiamo pagato 74.000 dong, che equivalgono più o meno a 3 euro. Allora Giano, te li ho fatti io a casa, ma nel caso li possiamo anche fare qua. Seconda tappa della giornata, dopo la zuppa di noodles di Obama, è la volta del Banksero. Ve lo devo confessare, l'ho visto sul canale YouTube di Food Ranger, mi sembrava buono e quindi siamo venuti nello stesso posto. Al momento tutto quello che vi posso dire è che c'è un buon odore di gasolio in questo posto. Il Banksero, ragazzi, è questa sorta di crepe fritta con all'interno verdure e forse credo anche carne, che la signora sta facendo contemporaneamente in 5 o 6 pentole, e secondo me sta facendo sempre la stessa cosa però in diversi stadi di lavorazione per ottimizzarne la produzione. Bisogna prendere la carta, tu avvolgi sostanzialmente lo junto verdure. Un attimo che prendo anche un pezzo di frittata, però l'ho mangiato solo carta. È molto buono. Perché siamo entrati e Franci già diceva: ma secondo me questo posto lo canniamo. E invece è buono. Non è a norma. Vabbè, quello è un altro discorso su cui sorvolerei. Sì, lo so cosa state pensando, raga. Questa è un'altra cosa a cui non dareste 2 lire. Vi conosco come le mie tasche. E invece le cose vanno provate. Promosso. Ne è rimasto solo più uno. Combattimento a morte? Secondo me, non mi crederete mai, ma è fritto bene. Mi sento di dire che ha un buon gusto. Molto buono, ragazzi, il consiglio è... è che l'abito non fa il monaco. Sembrano posti dove non ci mettereste mai il naso, invece vi assicuro che alcuni vanno provati e vi stupiranno. Riposino in ostello con annessi contenuti Instagram di Franci, che vi esorto ad andare a vedere, perché trovate pinnate tutte le storie della vacanza e un sacco di contenuti extra che su YouTube non ci sono. Cosa succede? In pratica hanno chiuso la strada e invece di farci andare i mezzi ci fanno andare i bambini sulle macchine elettriche. Se avessi 5 anni e fossi vietnamita andrei giù di testa. A dire vero, io ho un po' 5 anni. Stasera posto un pochino più pettine, sì, ma non vi aspettate lo stellato, One Tom De Quan Ban Trang and one Can Chua Kalang. Ok. Abbiamo preso 3 piatti. Questi sono degli involtini noodles.
erbette varie e gamberi, fish sauce e qualche cosino di piccante. E involontariamente il microfono della macchina è appena finito a farsi un tuffetto nella fish sauce. Adesso abbiamo okay. Un microfono che sa di pesce. Ma sì, ah, ma vedete che è già asciutto. Forse non hai capito, non è una questione di bagnato, è una questione che puzza di pesce. Adoro la menta che ti mettono, le erbette, danno un gusto troppo sfizioso. Questi roll molto buoni, però a mio avviso le sciure in strada secondo me le fanno buone uguale. Io ho preso un pollo che non ho ben capito. Ok, ce lo siamo fatti spiegare dalla signora perché non avevamo capito un cazzo. Allora, questo qui è un petto di pollo al lime, diciamo così, da pucciare in questa salsina che sa di lemongrass e anche in questa salsina qua che credo che sia pomodoro, forse un po' piccante, con un riso a parte con sopra un po' di cipollotti barra scalogni. Questa è una zuppa di pesce gatto. Prima si mettono i noodles, un po' di erbette, dopodiché si mette il pesce, c'è l'ananas anche. Ananas e pesce gatto, da che mondo è mondo. E poi si compone. Assaggiami un po' il pesce gatto. Non mi piace, ha una consistenza strana. Non mi piace non vuol dire non è cucinato bene, sono due cose molto molto diverse. Il brodo non è male, però i brodi di oggi erano più buoni. Vabbè ragazzi, si impara anche questo, eh? Si mangia per la strada in posti apparentemente luridi e mangi da paura. Poi la sera decidi di alzare il livello, andare in un posto fighetto che costa 6-7 volte tanto, poi alla fine vi diremo quanto abbiamo pagato e ti trovi male. Ci sta. Ti trovi male nel senso che ti aspetti la fine del mondo visto quello che hai mangiato per la strada, e invece per la strada hai mangiato meglio. Il momento della verità, il pesce gatto. Sapete che c'è? Che la parte di pesce non è male, è la parte di gatto che ti frega. Esco da questo ristorante con una lezione imparata. E la lezione è la seguente. Nei paesi come questo, tendenzialmente, faccio un attimo di tutta l'erba un fascio, mangiare per strada premia di più che mangiare nel ristorante più pettinato, tra virgolette. Con questo non voglio dire che il ristorante fosse pessimo, si mangia comunque abbastanza bene. Però abbiamo pagato 780.000 dong, che equivalgono più o meno a 30-35 euro. E sinceramente, per quello che abbiamo mangiato, secondo me non ne vale la pena, considerando che per la strada si mangia molto molto bene. Tutto qua. Franci, vuoi aggiungere qualcosa? La mia zuppa era buonina. Se qualcuno aveva una mezz'idea di andarci con questo tuo commento, non è che gliel'hai proprio venduta benissimo, ecco. È arrivato il momento dello sleeping bus. Salutiamo l'ostello, stiamo andando a prendere un bus notturno per Chapa. Voi entrate nelle agenzie di viaggio che ci sono qua, aspettate che un pullman vi passi a prendere e vi porterà da qualche parte. Ok, va bene, dai, sali, sali tu. Vai Giano, grande. E io invece vado qua. Ci hanno scooterizzato fino alla prossima fermata, adesso tra poco arriva un pullman che ci caricherà, ci hanno lasciato il fogliettino con su scritto i nostri posti a sedere, ma noto non con tantissimo piacere che la password del wifi è I love Inter. Saluto tutti gli amici dell'Inter, tra l'altro. So che posso sempre far conto su un pacco di Oreo ovunque io mi trovi. No, Oreo non è lo sponsor di questo video. Ma è Oreo o è un tarocco? No, è Oreo. A sto giro sono gli original. Ma non ci passo. Ragazzi, se siete leggermente sovrappeso, qui in mezzo non passate. Figo, caratteristico, però un po' piccolino, eh. Minchia raga, siamo nel pullman più tamarro di sempre. Siamo l'ultimo posto in fondo, sdraiati al piano di sopra. Vi faccio vedere qual è la situa. Quindi raga, dal pullman più bello di tutta l'Asia, noi vi salutiamo, vediamo appuntamento alla prossima puntata. Questa ragazzi sarà la prima di una lunga serie. Vi dico subito, andiamo a finire a primavera inoltrata, quindi avviso quelli che diranno ma come mai fa questo caldo che qui fa freddissimo? È perché questa serie sappiamo quando inizia ma non sappiamo quando finisce. Ciao ragazzi, ci vediamo al prossimo video.